Oggi è una giornata dedicata al giornalismo internazionale e abbiamo due firme, secondo noi, molto importanti che tratteranno due temi pregnanti di questo periodo in un percorso che si unisce a quello che abbiamo iniziato il 10 di aprile, perché abbiamo puntato molto sulle nuove forme di giornalismo anche applicate al web, anche applicate al 2.0, e quindi la giornata di oggi va un po' a tracciare appunto una linea d'unione tra quello che è il giornalismo di qualche anno fa, quelle che sono le nuove tecnologie e la loro applicazione anche rispetto alla società civile, il coinvolgimento diretto della società civile e l'utilità che può avere il giornalismo anche in maniera molto stretta con il pubblico di lettori, che abbiamo chiamato prosumer anche nella prima giornata insieme a Magno Cavallo. La mattinata sarà tutta in lingua inglese. Il professore Stuart Allan cercherà di parlare in maniera molto tranquilla e lenta, in modo da permettere a tutti di comprendere quello che si sta dicendo. Scusate se non ci sono cuffie per la traduzione per tutti, ma siamo rimasti anche noi piacevolmente sorpresi per la partecipazione. Essendo questo un servizio che, come immaginate, è anche un investimento, avevamo previsto un numero di cuffie che fosse un po' più limitato. La prossima volta faremo un po' meglio. Però ripeto, anche per chi mastica un inglese un po' più basico, si cercherà comunque di venire incontro con uno speech molto tranquillo. Quindi io questa mattina abbiamo due docenti dell'Università degli Studi di Bari che faranno un'introduzione, e io cederei prima la parola alla professoressa Carbone, che farà i saluti istituzionali, e poi alla professoressa Zaccaria, che invece introdurrà l'ospite di questa mattina, che è Stuart Allan, che proviene dall'Università di Bournemouth, vicino Londra. Quindi cedo subito la parola alla professoressa Carbone. Grazie, buongiorno a tutti. In qualità di presidente del corso di laurea magistrale in scienze dell'informazione editoriale pubblica e sociale e di docente di storia dell'opinione pubblica, desidero formulare il mio cordiale saluto a tutti i presenti e ringraziare gli organizzatori di queste giornate di studio dedicate all'editoria ai tempi dell'IPAB, in particolare il dottor Michele Casella, la collega e amica la professoressa Paola Zaccaria, presidente del corso di laurea triennale in scienze della comunicazione, i partner che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e il relatore di questa mattina, il professor Stuart Allan. I temi trattati sono al centro degli interessi del nostro corso di laurea, sia nella triennale che nella magistrale, e rientrano nell'offerta formativa del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione, che già nell'intitolazione che abbiamo dato a questo nuovo dipartimento racchiude naturalmente quelli che sono i nostri percorsi e i nostri filoni di ricerca. Due parole sul corso di laurea e sulle iniziative, perché secondo me proprio queste giornate di seminari e di workshop coronano, pur non avendolo previsto anche 2 o 3 anni fa, un percorso a noi particolarmente caro. Il corso di laurea magistrale è stato istituito nell'anno accademico 2008-2009 e al suo interno oggi presenta 2 curricula. L'uno in informazione e sistemi editoriali, l'altro in comunicazione pubblica, istituzionale ed impresa, e si rivolge prioritariamente agli studenti in possesso di una laurea triennale in lettere o in scienze della comunicazione. Nell'ambito del progetto della federazione che coinvolge le università della Basilicata, del Molise e della Puglia, questo è l'unico corso di laurea magistrale all'interno della classe LM19, a fronte di 4 corsi triennali in scienze della comunicazione e 5 corsi triennali in lettere. Pur trattandosi di un corso di laurea piuttosto giovane, il numero degli studenti immatricolati ha registrato nel volgere di questi anni un sensibile incremento, sfiorando il numero massimo di sostenibilità, che come sapete è pari a 100 posti.
Tra gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i nostri laureati, un settore privilegiato è rappresentato dall'editoria, naturalmente nelle sue molteplici declinazioni e accezioni. Il percorso formativo è orientato all'acquisizione di ampie conoscenze storiche, sociologiche, linguistiche, letterarie, semiotiche, integrate anche da nozioni politologiche, giuridiche, economiche, nonché di specifiche abilità nell'uso delle tecnologie informatiche multimediali. E in effetti nel piano di studi sono anche previsti alcuni laboratori, editoria libraria e multimediale, ufficio stampa, comunicazione e organizzazione eventi, comunicazione aziendale interna ed esterna. Accanto ai laboratori, ritengo che un momento altamente formativo per i nostri studenti sia rappresentato dal tirocinio, che prevede appunto 150 ore di attività da svolgersi presso enti ospitanti e convenzionati con l'università. L'esigenza in questi anni, anche di mia presidenza, avvertita dagli studenti di coniugare le nozioni prettamente teoriche con quelle pratiche, ha spinto il nostro corso di laurea ad organizzare nell'anno 2010-2011 un ciclo di seminari e di attività laboratoriali legati proprio al mondo dell'editoria, del libro, della lettura. È stata un'esperienza di estremo interesse che si è conclusa con una tavola rotonda il 24 maggio 2011 dal titolo Gli scenari editoriali della conoscenza, i luoghi del libro dalla censura all'ebook. Un successo inaspettato, un dibattito proficuo non solo tra i relatori e tutti gli ospiti, ma anche e soprattutto tra i giovani, tra i nostri studenti, che ha spinto poi il corso di laurea in collaborazione con l'AIB e con l'APE ad organizzare un nuovo e ambizioso appuntamento. In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, patrocinata dall'UNESCO, il 23 e il 24 aprile del 2012 abbiamo organizzato qui a Bari e proprio in questa sala un convegno sul libro e la lettura, un bene comune del XXI secolo. Ci siamo interrogati in quelle giornate, in quell'occasione, sulle proposte per la promozione del libro, della lettura, sulle nuove tecnologie, sul diritto d'autore, sulla filiera del libro, produzione, distribuzione e consumo, sull'economia della cultura tra effimero e duraturo. E questo nuovo appuntamento di queste dense giornate di lavoro e dei lavori appunto di questa mattina, secondo me coronano appieno quello che è il nostro specifico intento. Sono un'occasione che offre sicuramente nuove chiavi di lettura su linguaggi in continua evoluzione, nuove figure professionali, nuove competenze tecnologiche e manageriali e che secondo me, pur con tutte le difficoltà che a livello istituzionale insomma stiamo vivendo e che sono note a tutti, rappresentano sicuramente una sfida per il nostro mondo accademico, cercare appunto anche, no, sulla base di tutte queste sollecitazioni, individuare quelle che sono le nuove esigenze e quindi l'università dovrà necessariamente anche, no, fare il massimo per poter garantire ai nostri studenti l'acquisizione di competenze e di sviluppo. Per tutti i ragazzi qui presenti, gli studenti dei diversi corsi di laurea, che vedo numerosissimi e che ringrazio davvero, perché poi il nostro spirito è anche un lavoro tendenzialmente diretto proprio alla loro crescita, alla loro formazione come sede prioritaria per la formazione dei saperi, hanno in queste occasioni un'occasione appunto di crescita e di approfondimento. Quindi io auguro a tutti un buon lavoro, vi ringrazio per la partecipazione e ho avuto modo anche ieri di vedere insomma tutti i ragazzi, no, molto interessati a partecipare ai seminari, quindi io passo la parola alla professoressa e amica Paola Zaccaria. Grazie. Se mi permette, volevo solo, io devo fare un ringraziamento particolare sia alla professoressa Carbone,
sia alla professoressa Zaccaria e alla professoressa Taronna, perché l'apporto che è stato dato dall'università, ma in particolare da questi docenti per questa iniziativa, per noi è stato fondamentale. In particolare il lavoro di progettazione con Annalita Taronna, che si è svolto in maniera molto, molto stretto, è stato molto importante. Quindi io un ringraziamento particolare lo volevo fare prima che la professoressa Zaccaria parlasse, perché ovviamente anche a livello logistico, non solo a livello scientifico ma a livello proprio logistico, l'organizzazione è molto complicata, ci sono dei dettagli che senza il supporto di questi docenti non saremmo stati in grado di fare. Tutto qua, grazie. Allora, mai viste tante persone entusiaste di stare qua il sabato mattina? Una giornata bella fuori, quindi sono, come dire, sono colpita. Michele Casella ringraziava noi ringraziamo Pool Magazine e Pool Academy per aver creato questa possibilità, e qui noto che abbiamo il cartaceo del secondo numero di Pool, che eravamo un po' disperati, forse non ce la facevamo, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi tutto ha funzionato magnificamente proprio nei giorni precedenti, no? Quando si arriva in affanno e poi sembra che le cose si sistemino. E oggi abbiamo l'onore, così siamo molto contenti di avere con noi Stuart Allen. Io non aggiungo nulla a quello che ha detto Angela rispetto al lavoro dei corsi di laurea. Qui siete, ed è bello che sia così, siete insieme sia gli studenti del settore comunicazione, cioè la triennale, la magistrale, ma anche gli studenti del master in giornalismo, che è sempre un'espressione del dipartimento a cui afferiscono i corsi di laurea, ma anche gli studenti di lettere. Quindi è un'occasione veramente, forse anche studenti di altri corsi, ci potrebbero essere studenti di scienze politiche, cioè è una delle occasioni in cui il tutto è indirizzato all'università, agli studenti dell'università. Quindi mi sembra una buona pratica che noi speriamo di poter rinnovare, lo dico già qui a Caselli, all'università, e insomma a quanti possiamo concorrere perché si rinnovi, diventi veramente un festival reiterato, un festival vero che continuiamo negli anni successivi. Allora, il professore Stuart Allen dell'Università di Bournemouth è professore di giornalismo nella scuola dei media. È direttore del Centro per il giornalismo, per la ricerca in ambito giornalistico e della comunicazione. È curatore o autore di ben 16 libri, più infiniti saggi. Quale ambito? La cosa interessante è che quando in Inghilterra o in America si parla di media studies o di studi in ambito giornalistico o nell'ambito della comunicazione, spesso i professori fanno anche attività in questi ambiti. Allora, in quali ambiti ha pubblicato il professore? Sapete che oggi discuteremo moltissimo a partire da questo testo, Citizen Witnessing, la testimonianza del cittadino. È il sottotitolo è Revisioning Journalism in Times of Crisis, ripensare il giornalismo in tempi di crisi. Dirò qualcosa in più subito dopo. Vi volevo dire quali altri suoi lavori vi possono interessare. Come libri abbiamo Online News, Journalism and Internet e News Culture, la cultura delle notizie. Ma ci sono molti saggi che si occupano dei reportage
o delle notizie di guerra, di conflitto e di crisi online. Ancora abbiamo giornalismo scientifico, in particolare il professor Allan si interessa di nanotecnologie, fotogiornalismo, che è molto anche interessante, e anche in questo libro lui c'ha un capitolo che è sulle immagini e sulla fotografia, e naturalmente citizen journalism. Che cosa dirvi di questo libro per introdurvi a quello che il professore ci dirà oggi e su cui potete intervenire come al solito con molteplici possibilità di intervento? Questo libro praticamente ha un grande interesse, per esempio io chiaramente non sono giornalista, ma ha suscitato in me, non esperta, di pratiche di social networking, sono una di quelle che snobba questa cosa, e invece leggendo questo libro le sue osservazioni e analisi sono interessantissimi e ruotano, vi sintetizzo le tre principali questioni intorno a cui ruota il libro. La prima domanda che si pone, o che si è posto e che noi possiamo seguire, è possibile un giornalismo obiettivo, obiettivo in tempi di crisi, in zone critiche, nell'epoca del villaggio globale delle news? Ma lui, Alan, fa anche un capitolo sul villaggio globale delle immagini, proprio per dire dello spostamento dalla parola almeno alla combinazione di parole e immagini, o semplicemente immagini. È possibile quindi un giornalismo obiettivo? Chiaramente, siccome si occupa di citizen, di giornalismo del cittadino, è chiaro che la risposta è che questo tipo di giornalismo è più soggettivo che oggettivo, e quindi tutti i problemi posti sia al mestiere del giornalista, ma anche i problemi che nascono all'interno di una visione politica del mestiere del giornalista, e quindi il giornalista, il cittadino giornalista, come eventuale portatore di democrazia nell'ambito delle notizie. La seconda questione è la reinterrogazione del concetto e delle varie declinazioni in termini civili, politici e culturali del testimone. Witness significa testimone, la testimonianza. E quindi reinterrogare questo concetto del testimone, perché è un concetto che è declinato, ora vedremo un attimo, in molteplici sensi. Il testimone non è solo il cittadino che si trova a testimoniare qualcosa e quindi invia un tweet o invia delle foto o notizie di blog, ma è molto di più di questo. Gli stessi titoli dei capitoli e dei sottotitoli dei capitoli sono o di effetto, molto di effetto, per esempio tweeting terror, twittando terrore, oppure a working eye in the world, che mi piace moltissimo, un occhio che passeggia, che cammina nel mondo, bearing witness, making news, portare testimonianza, fare notizia. Allora, sono di effetto, ma non sono semplicemente di effetto, chiaramente, perché se noi andiamo a decostruire, a analizzare tutto il significato implicito in questo tipo di titolazione, la titolazione non è fatta per fare presa, ma ha una ricaduta significativa su noi che leggiamo, che dobbiamo districare il senso di quella espressione, dove
Alan insiste molto sul viewing, sul seeing, significa il guardare, l'osservare, l'osservare criticando, analizzando, eccetera. È proprio ripetuto sia quando si occupa di immagini, sia quando si occupa semplicemente di parole, e quindi la prospettiva del fare giornalismo, Alan ci insegna ad allargarla culturalmente, politicamente e socialmente. L'ultimissimo punto è la reinterrogazione del ruolo critico, politico, svolto da chiunque possieda una tecnologia in quel momento, che può essere quella del blog, che può essere quella del diario, che può essere quella della foto, eccetera, svolto da chiunque, con qualunque tecnologia, che registra una protesta, per esempio una protesta civile. Allora, noi sappiamo l'anno scorso cosa è accaduto a proposito della primavera araba. Ne siamo venuti a conoscenza proprio attraverso questo tipo impegno, di trasmissione di conoscenza, di diffusione di molti citizen journalist che hanno mandato nel mondo le immagini di quella rivoluzione, prima in Tunisia e poi a Piazza Tahrir, e abbiamo capito tantissimo, come mai avevamo capito, del mondo arabo e di quello che stava accadendo a livello civile e politico. Alcuni dei titoli di o sottotitoli del libro sono appunto di tipo più, abbiamo detto, quelli di effetto, quelli più giornalistici, e quelli invece che riguardano più il culturale, per cui abbiamo titoli come The Politics of Protest, cioè la politica della protesta, Twitter Revolutions, questa volta, le rivoluzioni determinate da Twitter, Civic Cultures, le culture civili, oppure Departures from the Ordinary, The Public versus the Publics, allontanarsi dal comune, allontanarsi dal comune, il pubblico verso i pubblici, gli spettatori. A questo punto cito soltanto una citazione riportata da Alan di Jon Snow, che dice praticamente, vediamo un po' se la trovo, la tecnologia, traduco direttamente, la tecnologia ci ha dato la meraviglia dell'istante, la conoscenza della sofferenza adesso, nel momento stesso in cui si soffre, ma non che cosa significa umano ad umano. Quindi la proposta che fa Alan è di integrare la tecnologia e quindi tutte i dispositivi che abbiamo, di cui abbiamo la possibilità, attraverso cui abbiamo la possibilità di agire, informare, influenzare, diffondere, con l'umano. E quindi è anche una grossa questione, le tecnologie e l'umano, perché il mezzo tecnologico può essere rigido, può essere semplicemente come una macchina, no? Il witness, ed è qui che entra il witness, il testimone è quello che determina l'umano o il non umano, e testimone sono, dice Alan, sia chi riprende, sia chi in quel momento sta lì, per esempio in piazza, a seguire o a far parte della rivoluzione araba,
e sia noi pubblico siamo testimoni di qualcosa attraverso l'invio di immagini, di notizie, eccetera, siamo testimoni di qualcosa che sta avvenendo ora, now, nel mondo. E che occhio abbiamo verso questa cosa? Abbiamo semplicemente l'occhio di raccogliere tantissime immagini, tantissime notizie, di sapere, e poi l'umano dov'è? Quindi questa è una grossa domanda, io mi fermo qui. Sorry for having been so I wanted to introduce your work, so I went on and on, but you will talk about it much more, you know, better and in detail. Buon lavoro. Well, thank you very much for the very kind and very generous introduction. I'd like to begin by thanking the organizers for the opportunity to participate in your festival and have the wonderful opportunity to come and visit you in this grand city. And thank you very much for providing some lovely sunshine as well, which has come as a bit of a shock to me, I must say, having left a very cold and gray and grisly UK. To come here is quite a relief to remind me that the sun does shine. I'd also like to thank you for coming out on such a nice day, especially when it's a Saturday, which surely must be above and beyond the call of duty. So it's very, very good to see so many of you today, and I hope to provide you with a presentation that is worth your effort this morning. I should begin by acknowledging that I tend to ordinarily speak very quickly. In fact, people often complain that I speak too quickly. So we're going to have a challenge this morning. I'm going to have to speak in a very slow and measured way to give the poor translator the opportunity to stay in pace with me. If I start to get carried away and speak too quickly, please wave your hands at me like this, and I will then slow down and give everyone a chance. I should also explain a question which probably is formulating in your own mind as we're getting underway now, and that is, my goodness me, this man has a very strange accent. And I should perhaps explain that I was born and raised in Canada and moved to the UK as a student for what I thought was going to be 1 year. And 20 years later, I'm still there. So I should maybe just offer that as a point of advice, that sometimes it's the very small, seemingly innocent, inconsequential decisions that you make that can culminate into immigration, if you're not careful. So bear that in mind, perhaps. But I'm here today to try to give you the benefit of, I hope, a wide range of different examples of what we've been hearing about already this morning, and that is citizen journalism in general, and what I would propose that we start to think about, rather grandly, is a notion of citizen witnessing in particular. What I'd like to do is start with a fairly formal introduction, for which I apologize in advance, because there are some challenging ideas in there, some challenging concepts. But if you'll trust me, we'll very quickly change into a more informal presentation, where I will try to explain the introduction, and that is to try to illustrate some of these concepts. But I think it is important, as we try to grapple with where journalism is in 2013, where it is today, that we appreciate the extent to which we need a new vocabulary to talk about it. And that isn't a question of saying goodbye to the old vocabulary, but realizing that it too needs to be adjusted and changed and elaborated further to ensure that we can really talk about journalism with sufficient precision. So,
I'll start with the introduction. It's two or three pages long, and then we'll turn to the examples. In fact, I can put up a page there, which is at least as interesting as anything I'm going to say. Okay, maybe I'll have a sip of water first. Okay. Public criticism, if not outright cynicism, about the quality of the news provided by mainstream media institutions is widespread. Journalists themselves are often, more often than not, seen to be troubled. Some are quietly lamenting the lost traditions of a once proud profession. Others are loudly resisting market-driven obsessions with bottom-line profitability. Journalism's commitment to championing the public interest, many of them fear, is being replaced with a cheap and tawdry celebration of what interests the public. Now, it almost goes without saying, of course, that these types of concerns about the reportorial integrity are as old as journalism is itself. But what is striking from the vantage point of today is the extent to which competing projections about the very future of journalism, otherwise, encouraging or otherwise, recurrently revolve around a shared perception. That is to say, there appears to be a growing awareness that what is going to count as journalism in the years ahead is being decisively reconfigured. And it's being reconfigured at this very moment by the rise of what Manuel Castells describes as the network society. In Manuel Castells' view, we are witnessing the emergence of a new form of capitalism, one that is characterized as much by its globalizing reach as by its flexible adaptability to change. And it is actively rewriting the imperatives of time, space, and distance around the globe. So while it's difficult to decide to determine precisely what the implications are for journalism, there can be little doubt that a key promise of the digital revolution, that is to say, to enhance and enrich the participation of citizens in their own governance, their own civic culture, is posing formidable and surprisingly counterintuitive challenges for all of us. So in my paper today, I'll be examining what I will describe as the emergent ecology of citizen journalism in a digital age. I want to focus on the seemingly spontaneous actions of ordinary citizens compelled to adopt the role of a journalist in order to participate in the making of online news during times of crisis. So I'll be drawing on a wide range of different examples from different case studies that I've conducted over the years to highlight some of the ways the emergent forms, practices, and epistemologies of citizen journalism are being consolidated and conventionalized I was looking for the rest of that sentence and realized it doesn't exist. Of particular importance in this regard, I want to suggest, is citizen journalism's capacity for social change, not least its potential for creating spaces for emphatic engagement, of bearing witness at a distance. We're already talking about that this morning. At stake, I will argue, is the pressing need to overcome the culture of othering, permeating everyday life around the globe. That is to say, we need to identify and challenge the ways in which certain us and them dichotomies
inflected in news reports, counterpose the structural interests of people like us against the suffering of strangers. Okay, now I did preface that with a bit of an apology, didn't I, saying that that was difficult and challenging. There are some ideas there which I would now like to try to unpack a little bit and explain. And I think the best way to do that is by going through different types of examples. So that's what I'll propose to do today. Before I embark on this, getting a little bit of hum, is that too close? Before we go through the examples, I just want to say I have about, I think, 150 slides. So I don't think we'll get through all of them today. You'll be relieved to know. But I hope that we can have a bit of a conversation so that if you have any questions or concerns as we go along, please don't hesitate to ask. I have the benefit of a headphone up here myself to have your question translated into English, if that's easier. So please don't hesitate to ask anything. We can have more of a conversation, which frankly, I think when we're talking about something like citizen journalism, is a good idea. Because I think just as journalism is moving beyond the lecture into the conversation, I think we need to do that in our universities as well. Okay, so let's brace yourselves, put on your seatbelt. Here we go, through a lot of different examples. Well, we've already mentioned the Arab Spring. We'll be sort of culminating in thinking about the contribution that ordinary citizens made to the reporting in different countries in what we're now describing as the Arab Spring. That's sort of more or less where we're going to end up. But I thought an interesting place to start would be to say, well, where did this notion of citizen journalism come from? At what point did we start to actually describe the contribution of ordinary citizens as citizen journalism? At what point did this strange phrase enter journalism's vocabulary? And the answer is, I would suggest, in the aftermath of the tsunami in 2004, Southeast Asia. I'd imagine that you would remember where you were at that time. It was a few years ago now. But it was certainly a moment in which, at the time, I don't think people fully appreciated the significance of what was going on there. And in part, that was because there were very few Western news organizations that had journalists anywhere near the areas which were afflicted by the disaster. I think that says something about what we might describe as the political economy of journalism. That is to say, in recent years, most news organizations have dramatically cut back the amount of money that they spend covering the world. There used to be a time when any sort of self-respecting, prestigious newspaper, for example, would feel it was very important to have their own people on the ground. That is to say, their own journalists in different parts of the world, different places, where they anticipated that news might happen. And of course, that is something of a self-fulfilling prophecy. But over recent years, the number of news organizations that continue to expend that kind of money to support that kind of network of journalists is gradually diminishing. Few and few news organizations now are willing to spend the resources necessary to cover the world. Instead, they are increasingly relying on the news agencies, which of course have been there for centuries, performing that role on their behalf. And they're also relying on freelancers and stringers and other people who may or may not happen to be in the area who can contribute to news reporting. I think what we're starting to see, though, is a shift onto ordinary people as being part of that broader network of journalists. But we'll talk a little bit about that later. What was striking about the reporting of the tsunami
Well, there are lots of different things, of course, one could say about it. But of course, given the fact that it was happening in a part of the world where there were very few Western news organizations with any kind of bead to a bureau, anyone associated with them, erano molto poche. The fact that it was happening during the holiday che era anche durante un periodo, era un periodo di vacanze, era il giorno dopo. Il giorno dopo di Natale, se vi ricordate bene, quindi anche molti giornalisti erano in vacanza, c'è stata effettivamente molta difficoltà per capire quello che stava succedendo e per capire anche la scala della catastrofe, della tragedia che si stava avverando. Quindi sono venute le immagini, la maggior parte riprese da giornalisti che si erano infiltrati nei soccorsi, per così dire. I paesi occidentali hanno mobilitato delle risorse, per esempio la Croce Rossa, e i giornalisti sono stati in grado di saltare sui loro aerei per vedere. Quindi abbiamo cominciato con questo tipo di immagini, per esempio almeno questo nel Regno Unito, che ci davano un'idea di quello che stava succedendo lì sul posto. Ecco, quello che ha colpito di tutte queste immagini è che hanno effettivamente riflettevano le priorità dei soccorsi, agenzie di soccorsi che venivano dall'esterno e stavano pensando a loro stessi naturalmente. Quindi anche le immagini riflettevano i loro interessi. Either that or it's my magnetic personality. Forse è la mia personalità magnetica che sta causando tutti questi problemi di audio. Oh yes. Quindi, per coprire la copertura delle notizie in generale, quello che è successo, direi che c'era un approccio top-down e un approccio outside-in, dall'esterno dentro. Quindi, top-down, cioè tutto veniva preso dall'aereo che arrivavano e che guardavano giù, e la maggior parte delle news venivano generate da giornalisti dall'esterno che entravano nelle aree colpite per vedere quello che stava succedendo. Quindi questo è molto tipico di molti reportage delle crisi, perché questo viene descritto come reportage da paracadute o da elicottero. Quindi le organizzazioni di news occidentali hanno spinto i loro giornalisti su questi aerei dei soccorsi. I giornalisti non sapevano niente della situazione, non conoscevano nemmeno i paesi in questione, quindi talvolta hanno chiesto alle persone più autorevoli che trovavano lì sul terreno quello che succedeva. E chi sono quelli più autorevoli? Sono i tassisti che sono di solito ben informati e molte volte sono molto generosi, ti dicono con molte parole qual è la situazione, quindi c'è questa opportunità di avere questo reportage indipendente, poi si ritorna sull'aereo e si comincia a scrivere. Quindi questa tendenza viene descritta come giornalismo da paracadute o da elicottero. E quello, effettivamente quello che abbiamo visto dello tsunami, molto di questo tipo di giornalismo. Vedete ancora immagini dello tsunami, dei soccorsi, vedete i giornalisti che stavano lì per dare una copertura alla storia. Ecco, probabilmente questa è dove la storia sarebbe finita, e devo dire che molti dei leader occidentali non pensavano che sarebbe stato così significativo, perché di fatto coinvolgeva dei paesi che in maniera molto brutale non sono così importanti per la maggior parte dei paesi occidentali, non hanno petrolio, non hanno altre risorse.
che sono di interesse per l'Occidente. E credo che anche i produttori di news hanno preso la stessa decisione, hanno detto, beh, è una storia triste, siamo nelle vacanze di Natale, le persone non devono essere disturbate, non interessa loro sapere che cosa succede dall'altra parte del mondo. Quindi dopo qualche giorno la storia era scesa nella gerarchia, nella maggior parte del reportage televisivi, quindi sembrava non essere più così importante. Quello che ha cambiato la situazione è stato il venir fuori di questo tipo di immagini, che adesso stiamo parlando dell'inizio del 2005, cioè a Capodanno più o meno, e queste immagini sono arrivate in massa, sono straordinarie. Vedete i primissimi istanti in cui i turisti stavano utilizzando la tecnologia digitale, cioè fare le foto con le loro videocamere, con le loro camere digitali, ma riuscivano a metterli su internet, e all'epoca è stato veramente uno shock. Naturalmente una cosa che mi piace. Quanti di voi hanno postato delle immagini in una maniera o nell'altra su internet o su Facebook? Quanti di voi, lo vuole sapere? Alzate le mani, per favore. Hanno già postato. Non direi tantissimi. Ecco, nel 2005 è stato scioccante. Vi dovete fidare dei miei capelli grigi quando ve lo dico. È stato piuttosto insolito, ha molto colpito la gente, e la maggior parte dei telefoni cellulari non avevano all'epoca la possibilità di fare le fotografie, quindi anche l'idea di fare una fotografia col telefono era già sorprendente di per sé stessa. E quindi le immagini sono venute alla luce, cominciavano a venire alla luce, e quindi l'interesse del pubblico, le persone nell'Occidente non riuscivano a credere ai loro occhi, perché effettivamente visualizzavano lo tsunami e potevano vedere le immagini delle onde, della distruzione che è creata dalle onde, e quindi hanno avuto un senso della sofferenza umana. Questo è stato il risultato di questa immagine. Sono riuscita a capire quello che stava succedendo. Quindi le organizzazioni delle news hanno cercato di mandare dei loro giornalisti agli aeroporti per incontrare i turisti che ritornavano e magari andare alla caccia delle immagini che avevano sui loro telefonini, sui loro laptop, per mettere insieme i pezzi della storia. E quindi la storia improvvisamente risaliva sulla gerarchia delle news. Tutti hanno subito pensato che era una storia seria e che veniva raccontata dai cittadini comuni. E se guardate su internet oggi, ne trovate ancora di queste immagini sconvolgenti. Ora, per la maggior parte delle organizzazioni di news che stavano già all'epoca pensando di utilizzare questo materiale, c'è stata l'idea di metterli online, e nel 2005 si cominciava a pensare la rete come un'altra fonte di queste news. Ecco, adesso mi potete chiedere perché vi faccio vedere questa immagine, ma se guardate qui con attenzione, vedete qui, vedete, vi dice che questa modella è sopravvissuta allo tsunami, e questo è stato un tentativo di mettere un volto umano, ma
essenzialmente un volto umano occidentale messo sulla sofferenza a distanza di altri. E questo è il tipo di storia a cui sono andati, alla ricerca della quale sono andati le organizzazioni occidentali di news. Ma vedete anche quando ecco, nello descrivere il giornalismo del cittadino oggi, vedete, allora che è cominciato ad emergere questo giornalismo cittadino. Vedete, questo è SNBC, un sito web americano che nel 2005 veniva considerato uno sforzo molto interessante ma sperimentale di pensare a come cambiare il giornalismo creando uno spazio per le notizie online. Sono stati fra i primi a usare questa nozione di giornalismo cittadino, vedete, l'hanno proprio chiamato così, Citizen Journalist Report. Ecco, che cosa stavano riportando? Cose che venivano da persone normali che non erano, avevano una formazione da giornalisti, che non avevano questa passione, ma erano soggettivi, non se ne scusavano affatto nel loro riportare le notizie. Era quello che dicevano: è quello che io vedo, quello che sento, quello che sento, quello che penso. Offrendo un'esperienza molto cruda, ma di prima mano, non effettivamente quella. Quel tipo di notizie cool, professionali, ma molto emotive, sconvolgenti, direi disturbanti, e questo veniva riflesso in quello che facevano vedere nel loro riportare le notizie. Quindi si preoccupavano di cambiare dei siti web per mettere delle sezioni che si potevano occupare dei dispersi, quindi cominciavano ad avere dei blog personali e mettevano la loro testimonianza oculare della tragedia dalla loro prospettiva, vista dalla loro professione personale. Alcuni siti web, questi siti web sono ancora lì, se guardate gli archivi potete vedere qual era stata la natura e quale è e continua a essere di questo tipo di fare reportage. Vedete, queste sono delle immagini messe online che poi sono state molto interessanti per tutte le persone nel mondo. Ese materiale che le organizzazioni occidentali delle news non avrebbero voluto far vedere. Alcuni di questi materiali erano molto grafici, molto disturbanti, che hanno un po' spostato i limiti di quello che sembrava essere accettabile all'epoca secondo gli standard occidentali. E quindi vedete, molte organizzazioni occidentali di news naturalmente sono sostenute dalla pubblicità, questo lo sappiamo, chi fa pubblicità non vuole vedere del materiale dato nei telegiornali che è disturbante, e quindi perché non crea un ambiente positivo per quello che loro vogliono vendere, le loro merci. Quindi molte delle organizzazioni di news occidentali quindi hanno ristretto i loro parametri, hanno giudicato quello che poteva essere accettabile per una famiglia, perché i bambini avrebbero potuto guardare questo materiale, e anche gli anziani o le persone vulnerabili. Quindi, ma naturalmente il giornalismo dei cittadini non la pensa così, ma si mette materiale che effettivamente non sarebbe stato messo
dalle organizzazioni di news occidentale, vista la sua, il suo carattere disturbante. Quindi alcune delle storie, alcune delle narrative di queste persone che descrivevano le loro esperienze erano anche molto disturbanti. Ma quando si guarda la storia di qualsiasi medium di informazione, beh, diciamo quelli più vecchi sono piuttosto critici. Per esempio, i primi giorni della radio negli anni 20, in quegli anni molte delle critiche che si facevano alla radio e della sua potenzialità per il giornalismo venivano dai giornali. Dicevano: non ci saranno mai dei reportage seri sulla radio. Questo veniva scritto da tutti i giornali dell'epoca, e questo per una serie di ragioni, in parte perché la maggior parte delle primissime forme del giornalismo radiofonico non erano così buone, ma forse perché i giornali vedevano la radio come una minaccia e pensavano: se ci mettiamo 24 ore noi per raccontare una storia, perché di solito i giornali ci dicono quello che è successo ieri, la radio lo può dire immediatamente. Chi comprerà più un giornale? Quindi di conseguenza hanno cercato di criticare moltissimo la radio sin dall'inizio. E se guardate anche le primissime TV, dicevano la stessa cosa. Dicevano sempre i giornali: la televisione non sono che immagini, ti raccontano qualsiasi storia possa sembrare anche minimamente interessante, ma non è giornalismo quello televisivo. E ancora si possono vedere le critiche delle primissime TV all'inizio degli anni 50 per avere il senso della ferocia delle critiche che venivano mosse alla TV. E però la stessa cosa che noi vediamo fare nei confronti di internet. Ancora i giornali dicono che internet è una minaccia, che se tutto avviene online e se il giornalismo è gratuito su internet e si può averlo facilmente direttamente, chi ancora vorrà comprare un giornale? Ed è effettivamente il problema in cui ci troviamo imbattuti oggi, visto che le vendite dei giornali in molti paesi, non dappertutto ma in molti paesi, sono calati e molti dei giornali hanno cominciato a scomparire. Quindi subito dopo lo tsunami c'era moltissimo materiale che sembrava sbagliato o impreciso per quanto riguarda riportare le notizie, per esempio immagini come queste circolavano sul web e i giornali dicevano: aspetta un attimo, questo non è un'immagine, queste sono due immagini. Hanno detto che si trattava di un Photoshop e che quindi è un falso. E dicevano: guardate, questa è un'altra immagine che è stato utilizzato dai giornali per fare le critiche a internet. E hanno cominciato a dire che quell'immagine era stata fatta in Cina 2 anni prima dello tsunami. Naturalmente comunque alcuni di questi giornali li hanno utilizzati, quindi hanno fatto lo stesso errore e alla fine hanno dovuto fare una corsa a cercare questo materiale senza nemmeno verificarlo. Quindi alcuni dei giornali che essi stessi avevano criticato internet poi hanno fatto uso delle stesse immagini. Quindi con lo tsunami del 2000, dal tsunami del 2004, ecco, vediamo questa nozione del giornalismo dei cittadini entrare nel vocabolario del giornalismo e comincia a essere una sorta di modo facile per descrivere il contributo che la gente comune stava
facendo al riportare alle notizie. Veniva di solito associato a internet con l'avvento della rete come una risorsa che la gente può usare, a cui può accedere, e naturalmente il contributo anche delle tecnologie digitali. Specialmente si sottolineava l'importanza dei telefoni mobili con possibilità di fare le fotografie, ma anche l'accessibilità a internet attraverso il telefono. Ma vorrei comunque dire in maniera provocatoria che ci può essere stato un'epoca per il battesimo di questo giornalismo, ma io vorrei dire che questo tipo di giornalismo è forse la forma più vecchia di giornalismo. C'è un pericolo di concentrarsi moltissimo sull'entomologia, cioè sulla storia della parola, della frase, e addirittura trascurare le forme effettive, le pratiche effettive, le epistemologie che sono effettivamente più vecchie. E direi che se cominciamo ai primi, ritorniamo ai primi secoli per determinare quando noi abbiamo cominciato a usare il concetto del giornalismo e dei giornalisti, in qualche maniera parliamo del giornalismo amatoriale, cioè di persone che sono coinvolte in attività simili, ma che non meritano, per qualsiasi ragione, di essere chiamati giornalisti. Naturalmente, vi dico questo, mi fa ritornare ai primissimi giorni del giornalismo, e c'è stato sempre il non giornalismo, c'è sempre stato un giornalismo amatoriale, c'è sempre stata una persona che non ha fatto parte di quella definizione di giornalismo, qualcosa che talvolta noi sappiamo delle cose soltanto sulla base di quello che non c'è, e dobbiamo ritornare al 1800 per avere il senso del concetto di giornalismo e per avere, diciamo, la definizione della capacità giusta, dell'equipaggiamento giusto che ci voleva. Ci voleva per essere dei giornalisti professionisti. Io per esempio non uso, quindi per esempio sono in grado di fare, di stenografare, e quindi questo significa che io sono diverso dalle persone comuni, quindi posso essere un giornalista. Alcuni invece pensano che essere giornalisti vuol dire soltanto avere abbastanza fegato, avere anche soltanto il fiuto per le notizie. E questo che differenzia i giornalisti dai non giornalisti. Ci sono moltissime diverse definizioni che voi in cui vi imbattete nei libri di storia del giornalismo, che vi parlano del giornalismo, della sua possibilità, che questo sia un mestiere, che sia una cosa artigianale, che sia una professione. È molto importante sulla base di coloro che sono inclusi in quella definizione, ma anche sulla base di coloro che sono esclusi da quella definizione. Quindi vi do un paio di esempi del XX secolo che continuano a essere discussi come elementi importanti nel pensare al giornalismo dei cittadini. Il primo è accaduto nel 1963 ed è l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy nel novembre del 1963 a Dallas, nel Texas, che viene in mente perché Abraham Aberdeen era lì
proprio per assistere alla visita del Presidente. Uno dei suoi colleghi di lavoro gli ha detto: ma hai una telecamera, perché non vai a casa e la vai a prendere? Perché si può fare un filmato del Presidente che arriva, e quindi forse farà piacere poi vederlo ai tuoi nipoti. Quindi lui, accettando, a casa prese la telecamera, ritornò a lavorare e stava naturalmente su quella strada, non vedeva benissimo, quindi un assistente gli ha permesso di salire su un piedistallo, quindi ha potuto vedere meglio e ha visto arrivare la macchina presidenziale e effettivamente ha visto quello che è successo. Naturalmente grazie alle sue immagini sappiamo quello che è successo. È stato naturalmente il presidente fu assassinato e cioè, naturalmente molti dibattiti sono stati suscitati da queste immagini, per esempio se c'era solo un cecchino, se erano due cecchini che hanno colpito il presidente, ma comunque rimangono delle controversie che credo che questa controversia ancora sia in piedi oggi. E questa è una delle immagini che è stata presa quel giorno. Vedete il riflesso del presidente nel specchio proprio immediatamente prima dello sparo. E questa invece è un'immagine dal film, dal filmato di Abraham Aberdoon. E questo è il tipo di telecamera a destra, e a sinistra invece vedete il proiettore che doveva essere utilizzato per vedere quel filmato. E negli anni 60 molte persone avevano l'hobby della fotografia, fotografia, e effettivamente però questi congegni erano piuttosto costosi, non erano moltissime persone che se le potevano permettere. E vedete, qui sono i fotogrammi del filmato che è stato registrato a loro. Il Life, il periodico Life, che all'epoca era un settimanale, che era naturalmente pienissimo di immagini, ha trovato Abraham Aberdour e ha chiesto di comprare da lui il materiale e almeno il filmato che aveva ripreso. Era preoccupato Abraham Aberdoon perché voleva essere sicuro che il materiale potesse essere messo a disposizione della polizia, ma non si opponeva nemmeno alla vendita di questo materiale, specialmente perché glielo pagavano $150,000, che sarebbero anche molti oggi, ma nel 1963 rappresentavano una fortuna. Quindi ha venduto il materiale filmato e Life l'ha utilizzato in due occasioni, una di queste, proprio questa che faccio vedere, vedete la sequenza con i diversi fotogrammi. Ma naturalmente non ha mostrato tutto il materiale che avevano, l'ha fatto solo degli anni più tardi, perché il film vero e proprio, che dura 25 secondi, fu messo in onda soltanto nel 1975. Scusate il mio jet lag, mi sbaglio un po' con le date, il che è impensabile oggi. Nessuno oggi in possesso di filmati importanti come questi si aspetterebbe tanti anni, sarebbe immediatamente trasmesso, trasmesso all'istante direi, e invece qui sono passati più di 10 anni e alla fine soltanto dopo questo tempo il pubblico americano ha avuto l'opportunità di vedere queste immagini. Ma il fatto che aver guardato attraverso l'obiettivo l'assassinio di John Kennedy
aveva talmente sconvolto, devo dire, chi aveva filmato, che non ha più voluto riprendere in mano quella telecamera. Vorrei fare una pausa a questo punto. Ci sono delle domande, osservazioni, commenti? Pensiamo di fermarci. We think we stop for a while the presentation and give you time and room for remarks, comments. No. E comunque le domande, come sempre, se volete le potete anche mandare tramite Twitter, oltre che di persona. If you want, you can also send your questions. Link Festival, cancelletto Link Festival. Avete un attimo solo. Le domande possono anche essere inviate a utilizzando l'hashtag su Twitter, cancelletto Link Festival, tutto unito, e così noi le recepiamo da internet e poi le possiamo porgere. Oppure, se siete qua in sala, le potete fare personalmente al professor Allan. Some months ago, I saw a picture of a baby killed in the Syrian civil war. Ho visto un'immagine di un bambino ucciso nella guerra civile in Siria. Ma qual è il collegamento tra la libertà di informazione e, diciamo, la possibilità di mettere in rete queste immagini? Credo che si tratti di una domanda interessante. Credo che l'intera nozione dell'obiettività è molto importante se parliamo di giornalismo in genere. Vedremo degli esempi fra un po', ma io penso che ci sia un pericolo reale che i giornalisti, nel cercare di essere scrupolosi, nel separare i fatti dai valori, finiscano per essere molto noiosi e finiscano per essere quasi inumani, vorrei dire come dei robot, cioè per esempio arrivano in una situazione terribile e possono anche essere freddi nel descrivere quello che vedono in una maniera che possa poi far dire di loro solo dei buoni giornalisti, totalmente imparziali, giornalisti che cercano di presentare i fatti con un chiaro distinguo tra fatti e valori, in modo che nessuno possa accusare di pregiudizio il giornalismo. Ma poi c'è il giornalista cittadino che dice: non sono un robot, voglio dirvi semplicemente quello che vedo. Lo trovate non ha pregiudizi? No, ha un pregiudizio. Il mio tentativo è di darvi un senso di quello che ho visto con i miei occhi, e se non avete fiducia in me, se non vi piace quello che vi dico, bene, andate da qualcun altro, non mi interessa niente di voi. Quindi credo che quindi le discussioni sulle obiettività prendono una luce diversa, perché quello che è stato scoperto dalle organizzazioni di news con grande sorpresa è che molti di noi, specialmente i giovani, amano questo tipo di reportage soggettivo, perché pensano che sia più onesto, perché effettivamente
lo trovano professionale per i giornalisti, ma questa professionalità sembra un po' troppo educata, troppo controllata, qualche volta questo può sembrare quasi falso, non reale, non c'è passione, non c'è coinvolgimento. Quindi amano diciamo il caos brutale, che, per esempio, che il video non sia ben così messo a fuoco, che ci siano delle macchie sulle pellicole, che qualcosa che sembra un po' più reale, cioè che ci può far pensare di essere sul luogo. Quindi è una questione, una domanda interessante per noi, cioè come il giornalismo deve cambiare per conservare la sua professionalità, perché c'è bisogno di questo, ma per, essendo sicura di raccontare delle storie in cui le persone possono avere fiducia, e quindi bisogna dire che nel giornalismo comunque ha un livello di obiettività. Quindi noi diciamo, dimentichiamoci di queste cose, guardiamo i diversi valori che per definire il giornalismo giusto. Per esempio, ci può essere, uno dei parametri può essere l'imparzialità, la sincerità. Questa può essere una definizione. Alcuni potrebbero dire, questo può sembrare giusto, ma ci saranno sempre delle persone che avranno il loro punto di vista. Allora, come possiamo fare? Abbiamo bisogno di un giornalismo professionale sul quale riporre fiducia. 20. Other comments? Ho due domande. Perché hanno aspettato 10 anni per pubblicare l'altro materiale? Poteva essere un'ultima ora. Naturalmente avrebbero guadagnato anche di più. Perché hanno aspettato di più di 10 anni? E poi stavo pensando a quello che lei ha appena detto circa il giornalista robot, ma non credo che sia così. Per esempio, le news italiane, quando c'è un incidente, sento parlare di tragedia. Di solito si intervista le persone normali, quindi ascolto quello che dice la gente. La gente ci mette passione, troppa passione per essere un giornalismo professionale, almeno come noi lo intendiamo. Grazie. Due domande molto interessanti. La prima, in termini del fatto che il Life non ha pubblicato il filmato perché c'erano delle preoccupazioni di copyright e quindi hanno speso moltissimo per avere i diritti di autori, e quindi se l'avessero messo in TV avrebbero perso delle risorse. C'erano anche delle preoccupazioni per quanto riguarda un certo tipo di pubblico, per come avrebbe potuto rispondere a queste immagini, ma naturalmente la cosa più importante era più questione di diritti d'autori, per una cosa che era costata moltissimo. Quando poi è stato messo in TV nel 75 non ha avuto il permesso di Life, ma c'è stata un'azienda produttrice di video che l'ha trovato e l'ha messo in onda. Per quanto riguarda il modo italiano delle news,
Naturalmente ci sono differenze da un paese all'altro per quanto riguarda i reportage dei giornalisti, e devo dire che ogni paese ha i suoi media, delle news, e hanno tutti dei diversi sensi, diciamo, dei limiti da porre circa quello che è equilibrato, quello che è imparziale, quello che stiamo, a cui stiamo assistendo nell'Occidente. È un riconoscimento che Internet è un'alternativa a qualsiasi cosa che facciano i media. Quindi, se non mettono del materiale sui giornali o in TV, la gente dirà: beh, me lo vado a trovare in Internet, so come fare. Quindi credo che molte organizzazioni di news pensano in questo senso. Mettiamolo, facciamolo vedere, perché comunque la gente lo troverebbe in un'altra maniera. Quindi giudicare quello che è appropriato, ciò che è ragionevole, diventa difficile. Io credo che un parametro possa essere la qualità, e io so che questo varia da un paese all'altro. Per esempio, quando sono arrivato nel Regno Unito per la prima volta, pensavo al giornalismo, ai giornalisti come dei professionisti, perché nel Nord America il giornalismo è una professione, no, più o meno non proprio come i medici o gli avvocati, che sono effettivamente, hanno delle definizioni un po' più rigide anche in termini di background, di formazione. Ma se si fa la professione in maniera illegale, si può essere radiati dagli albi. Ma questo tipo di controlli non esistono nel Nord America per i giornalisti. Ma quando sono arrivato nel Regno Unito e ho cominciato a parlare di giornalismo come professione, ho parlato con molti giornalisti, ho fatto molte interviste alla BBC e ho visto altri media, i giornalisti mi dicevano: no, non siamo una professione, siamo un mestiere, siamo degli artigiani. E credo che questo tipo di gergo, professionalità, non è appropriato, e quindi non pensavano a loro stessi in quei termini. Ma adesso è cambiato, adesso si sentono dei professionisti, e questo in parte a causa dell'arrivo dei non professionisti, cioè i dilettanti, i cittadini, che hanno reso i giornalisti veri, diciamo, meno compiacenti, meno arroganti, e poi sì, anche perché questi si sono interrogati sulla differenza tra un giornalista professionista e uno dilettante. E poi si sono anche chiesti come potevano migliorare perché la gente potesse apprezzare la differenza, perché quello che è importante è che i giornalisti professionisti vogliono essere pagati per fare il loro mestiere, e naturalmente, diciamo, questo può essere un grosso distinguo che può anche parlare a favore della qualità. E credo che al momento molte organizzazioni di news nel mondo stanno pensando a come migliorare la qualità dei loro reportage, in modo che la gente si possa dire disposta a pagare un abbonamento per downloadare dei contenuti giornalistici da un dato sito web. Allora, scrive Daniele su Twitter. Daniele is writing something on it. Il giornalismo cittadino può essere il più immediato, ma potrebbe anche testimoniare il falso deviando la verità. Bearing witness to fake, to something that is fake, thus biasing truth. Oh.
Thank you. Grazie. Una domanda molto pertinente, perché mette il dito nella piaga, nelle grandi tensioni. Molte persone possono pensare che si tratti di un problema relativamente nuovo, ma non lo è. Ho parlato con un editor delle news globali in una delle agenzie di stampa più importanti e mi ha detto: di solito facciamo dei reportage nel mezzo del nullo, nel nulla, in un ufficio, in un paese, molto lontano da quello, anche da, senza linea telefonica. E qualcuno, per esempio, viene e dice: c'è stato un massacro terribile nel villaggio vicino al fiume, per favore parlatene, usate le vostre risorse per dire al mondo quello che sta succedendo. E naturalmente il giornalista dovrebbe dire bene, ma si dovrebbe chiedere: ma è venuto veramente? Io non l'ho visto. E quindi dovrebbe decidere se o no o aver fiducia in quella persona, quindi dovrebbe andare lì, vedere quello che è successo e, se è possibile, ancora determinare quello che è successo, dire e capire la natura della storia e poi decidere se condividerla con il resto del mondo, il che può prendere giorni, settimane, anche mesi talvolta, perché naturalmente non è necessariamente detto che uno debba credere nella parola della persona che te lo riferisce. Può essere una persona che mente, ci possono essere centinaia di ragioni per fabbricare la storia, o ci possono essere altre ragioni, altri obiettivi. Non è un giornalista e non è che i giornalisti debbano necessariamente avere fiducia in tutti. Quello che vi ho detto può richiedere, come ho detto, addirittura mesi per la verifica. Ora, se si è giornalisti indipendenti, adesso può succedere nel giro di minuti, di soliti, perché c'è stato, e questo per la velocità con cui arriva questo materiale. Per molto tempo mi è stato detto che dai giornalisti che non avrebbero mai raccontato delle storie solo per sentito dire, che il giornalismo voleva dire verificare, voleva dire essere testimoni oculari, descrivere le cose che succedevano come rappresentanti del pubblico. Ma oggi, quando ci sono eventi importanti che accadono e ci sono delle persone normali, in questo caso qua ci sono delle persone normali, per esempio se c'è un disastro aereo, naturalmente queste persone, diciamo, prendono nota, riportano anche attraverso le immagini quello che vedono. E naturalmente ma i giornalisti devono comunque prendere questo materiale, lo devono contestualizzare e narrare in maniera obiettiva. Questo è quello che è successo nel 1991, che è un esempio importante, quando Rodney King, il nome di un afroamericano, è stato maltrattato dalla polizia perché aveva infranto i limiti di velocità, è stato tirato fuori con violenza dalla macchina ed è stato massacrato con i manganelli. E vedete che gli altri poliziotti guardano e non fanno niente. Beh, nel 91 avrebbero detto: beh, questo è tipico della polizia di Los Angeles, i membri delle minoranze etniche vedevano all'epoca la polizia contro di loro. E si pensava che fosse una storia normale.
Molte delle organizzazioni di news all'epoca non avrebbero coperto l'evento. Quello che è successo di eccezionale qui è che un cittadino si trovava lì e aveva appena comprato questa videocamera, che era nuova allora, che era uscita da pochissimo come prodotto di consumo, e ha detto: oh, ho una telecamera, quindi videocamera, quindi posso fare un filmato. Quindi si è andato sul balcone e ha fatto questo filmato, e quindi il mondo ha visto quello che la polizia stava facendo a Rodney King. Il giorno dopo è andata alla polizia e ha detto: ho visto qualcosa di veramente brutto ieri sera. Naturalmente sapeva che c'erano delle inchieste della polizia, e la polizia chiaramente gli ha detto: dimenticati che noi ci vediamo queste cose. Quindi lui che cosa ha fatto? Ha telefonato alla CNN, però anche la CNN non ne ha voluto sapere. Poi l'ha data a una TV locale, che l'ha messa in onda, e improvvisamente tutti si sono interessati, e queste immagini hanno fatto il giro del mondo. Tutti parlavano di questa brutalità della polizia di Los Angeles, che naturalmente tristemente era veramente ordinaria amministrazione, ma quello che era insolito è che i cittadini comuni erano lì, che avevano registrato quello che accadeva, e facendo uso della tecnologia digitale. E questo è Rodney King. Quello che è stato straordinario è che nell'anno dopo, dopo una pressione pubblica, i poliziotti sono stati arrestati, sono stati rinviati a giudizio e sono stati però ritrovati innocenti, il che ha scioccato la gente, specialmente i cittadini di Los Angeles, che hanno detto: ancora una volta un esempio del pregiudizio e della discriminazione. Sembrava effettivamente un razzismo istituzionale della polizia di Los Angeles, quindi si sono riversati per la strada, la ribellione è stata terribile, ci sono state delle vittime, ci sono state anche milioni di dollari persi per quanto riguarda la distruzione di immobili, gli incendi. Tutti avevano visto nel video quello che avevano fatto i poliziotti, un uomo inerme, non aveva assolutamente minacciato la vita dei poliziotti, ma comunque questo non aveva significato nulla. Quindi questo è un simbolo molto potente di questo tipo di razzismo istituzionale. Quindi nel 92 ci sono stati i moti di Los Angeles di protesta contro il fatto che questi erano stati assolti, e credo che questo sia una cosa che ancora succede nel Nord America. E poi nel 2000 c'è stato l'uso sempre più comune delle videocamere digitali. Questo è stato il disastro del Concorde, la moglie di un avvocato era riuscita a filmare. Vedete, ha filmato il Concorde che si incendiava e che poi si schiantava al suolo. Il tipo di immagini che sono state rese disponibili quando diverse organizzazioni di news, compresa la BBC, le hanno utilizzate, sono state scioccanti, perché pensavano
che diciamo si basavano sulla autenticità di queste immagini, anche se non potevano verificarli, quindi è stato un dilemma per loro. Vedete come le queste immagini hanno cominciato a porre molte questioni, interrogativi interessanti per i giornalisti. Uno degli esempi più significativi è l'11 settembre del 2001. In quell'occasione si vede quello che è successo molto presto di mattina e nessuno lo capiva. In alcune ricerche che ho fatto ho considerato il momento in cui le dirette hanno capito che qualcosa non andava, ed era difficile capire che è stato difficile capire che quello che si vedeva era una azione deliberata. Voglio dire, tutti hanno pensato che si trattasse di un incidente. Per esempio, alcuni hanno visto queste immagini e avevano detto: sembrerebbe che un aeroplano sia per caso andato a finire in questo edificio, ma non hanno mai pensato che fosse un'azione deliberata. E anche per il velivolo, alcuni hanno pensato che era un piccolo aereo, alcuni hanno detto che era un aereo militare, e quindi c'è stato molto tempo, c'è stato bisogno di tempo per capire quello che stava succedendo, per interpretare l'evento, ma nessuno sapeva effettivamente quello che stava succedendo. Poi c'è stata la seconda esplosione e alcuni hanno detto: ho visto un razzo, ho visto un missile, e altri hanno detto: è un altro aereo passeggeri, e alcuni hanno detto: ma non può essere un altro non potrebbe essere un altro aereo passeggero, perché effettivamente non poteva essere nemmeno il primo, perché il pilota avrebbe dovuto capire che quello era un edificio. Fra l'altro era un bellissimo tempo, quindi come può anche un altro secondo aereo essere andato a finire nelle torri? Poi quando è caduta la seconda torre c'è stato veramente il caos, molte persone hanno perso il segnale televisivo, ma naturalmente c'erano molte persone nell'area, per esempio negli uffici là vicino, che volevano andare a vedere quello che stava succedendo, ma non c'era segnale radio, non c'era segnale TV, e quindi hanno fatto una cosa piuttosto strana per allora. Sono andati su internet, perché nel 2001 c'era pochissimo giornalismo su internet. La maggior parte delle organizzazioni di news avevano un sito web, ma mettevano materiale sullo sito web dopo aver reso pubbliche le notizie. Quindi se erano un giornale avrebbero venduto le copie e poi alla fine di quel giorno avrebbero messo il materiale su internet. Naturalmente una TV avrebbe messo più velocemente il video, ma solo dopo aver dato le immagini, non prima. Quindi pochissime persone guardavano a qualcosa che potesse anche lontanamente essere il giornalismo su internet, perché naturalmente non c'erano ancora immagini subito dopo i fatti. Quindi pochissimo giornalismo su internet e pochissimo giornalismo di internet, e in una buona giornata ci potrebbero essere 10-20 mila persone a guardare questi siti web, ma
quello che succedeva a New York quella mattina ha cominciato un po' ad eruttare, per così dire, e ha portato a una domanda improvvisa straordinaria di milioni di persone che si sono riversati su questi siti web per vedere quello che stava succedendo. Quindi questo per farvi capire il significato di quello che stava succedendo, e questo si parlava di apocalisse, di fine del mondo, questo era il gergo utilizzato, l'inizio di una guerra, si parlava di molto, cioè di una guerra dichiarata contro gli Stati Uniti. Questi sono i titoli dei giornali che facevano pensare a questo nuovo discorso di essere in uno stato di guerra, di essere sotto attacco. E questa è l'ultima ora online del New York Times, vedete un reportage di una frase. Vedete, e dice che si è abbattuto un aereo sul World Trade Center secondo una TV. E poi dei siti di news hanno cominciato a coprire l'evento. Che cosa è successo in tutto il mondo? Pagine che ordinariamente avrebbero attratto decine di migliaia, proprio nel migliore dei casi, di persone chiaramente, adesso attraevano milioni di persone. E vedete che quindi i siti web diventavano inaccessibili, e quindi molti americani si sono rivolti ai siti web fuori dagli Stati Uniti, il numero uno, il BBC, la BBC, e vedete che anche in questo caso dice "the page cannot be displayed", perché troppe persone stavano cliccando allo stesso tempo, un fenomeno che si è poi trasmesso in tutto il mondo, e quindi diciamo ci sono stati dei siti web che hanno dato il loro spazio alle organizzazioni di news proprio per dare una copertura. Anche Google ha pensato che si trattava di un problema e diceva alle persone diceva se siete alla ricerca di notizie potete trovare informazioni più aggiornate in TV o radio. Beh, naturalmente non un endorsement del giornalismo online, direi proprio per niente, perché all'epoca tutti parlavano di questa nuova tecnologia chiamata internet, e poi di fronte a questa prima crisi il crollo di internet, e questo era ridicolo, perché tutti pensano che naturalmente tutti pensano che internet sia importante, che quindi questo forse sia stato un avvio piuttosto triste. Quindi naturalmente c'è stato un altro sviluppo, cioè la misura in cui le persone normali hanno deciso di essere giornalisti per un giorno. Per esempio questo è un sito web personale che potrebbe parlare di tutto, di una persona, ma in questo caso questa persona dice: ero nelle torri, ho visto qualcosa, vi posso far vedere le immagini, e questo è il mio account personale, e questo è un mio video che io vi faccio vedere, con il quale contribuirò alla vostra informazione, perché ho visto, perché posso testimoniare di quello che effettivamente è successo. Per esempio, questa è una donna che era in vacanza, che era su una barca sull'Hudson,
che aveva comprato questa videocamera digitale, che per caso ha ripreso le immagini del secondo aereo che schiantava nella seconda torre, di tutto internet. Improvvisamente è arrivato tutto questo materiale da giornali e anche da dilettanti giornalisti, tutto un numero di diverse persone. Nessuno si considerava un giornalista cittadino, era troppo presto nel 2001, ma un primo riconoscimento che internet dava spazio a questo tipo di reportage. E anche la guerra in Iraq è un altro di esempio. Anche qui i siti web nel 2003 che erano diventati molto più sofisticati, e questo è un esempio di Stuart Hughes, produttore in Iraq. E vedete, e quindi chi ha cominciato a mettere il suo diario su internet, e poi ha cominciato a diffondere il suo indirizzo soprattutto per dare l'opportunità alla sua famiglia, l'opportunità di sapere quello che stava facendo in Iraq. Naturalmente erano preoccupati, ma quello che non aveva realizzato è che questo stesso sito sarebbe stato a disposizione di migliaia di altre persone, milioni di altre persone, e quindi lui non ha, all'epoca non credeva effettivamente che migliaia di persone, milioni di persone avrebbero guardato il suo diario su online, che adesso sarebbe un blog, e poi purtroppo ha perso una gamba perché ha camminato su una mina. E questo è un altro tipo di sito personale, non è effettivamente giornalismo vero e proprio, ma l'autore dice: mi metto quello che più mi interessa quando non lavoro, e poi chiaramente anche i media delle news hanno cominciato ad essere critici nei confronti di questi giornalisti cittadini. Anche NBC ha scoperto il giornalismo dei cittadini e hanno cercato di risolvere la questione dicendo a dei giornalisti cittadini che una volta che avessero scritto qualche cosa nei loro blog avrebbero potuto mandarla a New York, e che avrebbero quindi poi scelto se mettere online o non mettere online questi articoli. You saw a journalist, e quindi qui vedete, ecco per esempio un giornalista che non è potuto andare in Iraq per descrivere, Chris Alberton, aveva un blog, quindi ha detto ai suoi lettori: se potete pagare, dare dei piccoli contributi, se metto insieme una somma che me lo permette, potrò andare in Iraq e fare la copertura come giornalista. Alcuni hanno dato dei soldi, alcuni pochi dollari, ma una somma che gli ha permesso di comprarsi il biglietto per l'Iraq, usare un telefono satellitare, lavorare col suo laptop, è diventato un giornalista cittadino per conto dei suoi lettori, e ha dato loro delle storie che sapeva essere le storie che i suoi lettori avrebbero voluto leggere, e ha cominciato a essere coinvolto in un diverso tipo di fare reportage di guerra. E lo stesso per Salam Pak,
che non è il suo vero nome, un comune iracheno che, con un amico che viveva in Giordania, quindi ha messo un diario online, che adesso noi chiameremo un blog, che descrive quello che cosa faceva, cosa vedeva avvenire a Baghdad con gli imbombardamenti da parte delle forze americane. Effettivamente le organizzazioni di news hanno utilizzato il suo blog che è chiamato Where is Raid, e hanno utilizzato il suo blog, il suo diario, anche se non erano sicuri che fosse veramente preciso, ma comunque hanno avuto fiducia. Poteva essere chiunque, poteva essere uno che lavorava per la CIA, poteva essere un mentitore. Quindi vedete, potete notare qui a sinistra questa sua citazione che dice: l'Occidente ha vinto, si è guadagnato il mondo non per la sua superiorità, per le sue idee, per i suoi valori, ma per la sua violenza organizzata. E naturalmente lui ha contribuito con la cosa che si trovava essere più significativa in termini di contributo alla notizia. Naturalmente un giornalismo diverso rispetto ai giornalisti embedded o giornalisti che invece potevano avere delle preoccupazioni circa la loro sicurezza fisica, che quindi non si sarebbero molto allontanati dai loro hotel. Ma era un iracheno comune che andava, vedeva e riportava in una maniera in cui gli occidentali non sarebbero stati in grado di fare. Quindi all'epoca è stato evidente che gli inviati di guerra cittadini sarebbero stati in grado di fare dei reportage di guerra effettivamente diversi rispetto ai giornalisti professionisti. Lui per esempio è diventato molto famoso, ha pubblicato un libro, si è parlato addirittura di un film, poi è venuto, ha cominciato a viaggiare moltissimo, poi sono venuti altri fuori altri blog. Questo è stato un blog collettivo di 7 reporter, che è diventato anche un libro, che è stato pubblicato in diversi blog, e molti altri esempi di persone normali che hanno riportato delle diverse storie. Come siamo messi col tempo? Dunque, ora facciamo Now, let's have a pause now, a break. Then we resume works with your questions, if any. Quindi se volete anche inviare. So if you want just pose this question to the speaker, or maybe ci vediamo alle 11:25 puntuali. Così finiamo on time. Grazie.